Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuovo video di news su Call of Duty Black Ops 3. Iniziate subito a supportare il video con un mi piace ed iscrivendovi al mio canale e quindi partiamo! Allora ragazzi, mi avete veramente sommerso di messaggi sia privati che nei commenti dei video e volevo un attimo fare il punto della situazione sul DLC Eclipse, dato che praticamente mi state facendo tantissime domande. Allora, se andate nel gioco, quindi su Call of Duty Black Ops 3 e quindi nella voce negozio, potrete appunto vedere il DLC Pack 2, quindi il DLC Eclipse, che uscirà proprio domani 19 aprile su PlayStation 4. La domanda più ricorrente è come faccio a scaricarlo, quindi per fare il pre-download e soprattutto a che ora potrò giocarci. Allora, se andiamo sul DLC, vi faccio vedere. Stesso discorso se lo cerchiamo sul PlayStation Store e poi entriamo nei DLC del gioco. Praticamente avrete una voce che adesso a me è sparita perché ovviamente ho iniziato a fare il pre-download. Quindi al posto di questo orario che vedete 12:33 c'è la scritta preordine. Praticamente per chi ha il Season Pass e andiamo a cliccare lì sopra partirà in automatico il download, quindi fate il download, quindi lo scarico di tutti i pacchetti. Chi ovviamente invece non ha comprato il Season Pass e vuole scaricare il DLC Eclipse domani, gli conviene fare il preordine adesso. Così praticamente al posto della scritta che vedete ci sarà la scritta preordine. Cliccandoci, pagando ovviamente con carta di credito e via dicendo, partirà dopo il pagamento proprio il pre-download del DLC Eclipse, che sono 7,2 GB, quindi un bel pacchetto, un pacchetto bello corposo. Vedete un orario molto importante sotto al DLC Eclipse e leggete 12:32. Io sto registrando adesso che sono le 20:27, 20:28, adesso uscirà fra qualche minuto il video online. Quindi se sommiamo questo orario all'orario attuale, veniamo alle 9 di domani mattina, quindi il DLC Eclipse sarà possibile giocarlo domani mattina alle ore 9 su PlayStation 4, perché ricordo domani uscirà in esclusiva temporale su PlayStation 4. Sulle altre piattaforme, quindi Xbox One e PC, bisognerà aspettare il mese di maggio. Quindi tutto questo per rispondere a tutti coloro che mi chiedevano come fatto e come fare per scaricare in anteprima il DLC Eclipse e soprattutto a che ora è possibile giocarlo. Quindi domani mattina ore 9 accendete le vostre PlayStation 4 e iniziate a giocare Eclipse, scaricatelo nella notte così domani mattina avete già il download pronto. E quindi niente, volevo aiutarvi con questo breve video per andare incontro ai tantissimi iscritti e non che mi hanno fatto tantissime domande appunto in merito al DLC Eclipse. Spero che il video sia a vostro gradimento, quindi qui sotto mettete un bel mi piace, spero veramente di esservi stato di aiuto e ci vediamo domani con tanti video con il DLC Eclipse di Call of Duty Black Ops 3. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.